Ciao ragazzi e bentornati anche oggi sul canale. Oggi parliamo di come fare un upgrade sulla guida che ho preso da Banggood tempo fa per farla diventare qualcosa di ancora più vicino al professionale. È un acquisto secondo me molto azzeccato perché, come vi dicevo, ha una costruzione veramente veramente solida, pari tranquillamente a un attrezzo professionale e grazie a questi cuscinetti qui che possiede riesce ad adattarsi e a rendere praticamente nullo il gioco all'interno appunto della T-Track. Questa guida vi ricordo che va bene su tutte le T-Track che hanno come larghezza base almeno 29 mm. Questa guida nei progetti che ho fatto sino ad adesso mi avete visto usarla più volte e sempre con un pezzo di legno che facesse da battuta. È assolutamente funzionale, però oggi, come vi dicevo, proviamo a fare un piccolo upgrade. Sigla! Bene, per fare questo upgrade, abbiamo bisogno di un po' di materiale. Vi lascio tutti i link di quello che vedrete qui sotto in descrizione al video, per cui basterà andare a cliccare e trovate tutto quello che, adesso vedrete io utilizzerò. Logicamente è assolutamente passibile di migliorie, quindi anzi, se avete dei consigli, lasciateli qui sotto nei commenti così gli altri utenti potranno dare un'occhiata e magari crearne una ancora migliore. Innanzitutto, in cosa consiste questo upgrade? Sostanzialmente nel rimuovere la parte di legno che mi faceva da battuta e mettere qualcosa di più solido e, visto che ci sono, mettere anche un fermo in battuta per, ad esempio, fare dei tagli ripetuti o aiutarci nelle lavorazioni. Andiamo quindi a fare un po' la lista della spesa per quello che riguarda i materiali. In prima battuta andiamo a vedere che ho pensato di sostituire la battuta in legno appunto con qualcosa di più solido, vi dicevo, e ho pensato ad un estruso. Questo estruso qui, originariamente, o almeno nell'idea di chi lo costruisce, viene utilizzato solitamente per CNC o comunque per la costruzione di telai, ad esempio delle stampanti 3D. Quindi comunque ha un'altra destinazione. Questo è un estruso che misura 500 x 60 mm. Sopra all'estruso ho intenzione di montare appunto questa qui di cui vi ho parlato tempo fa e che vi avrei detto avrei utilizzato in diversi modi. Il primo modo in cui l'andrò ad utilizzare è appunto montarla su questo estruso. Però vi faccio vedere. Sotto ha ovviamente un dado per viaggiare nelle T-Track come ad esempio questa e non quindi nello spazio qua dell'estruso. E soprattutto se anche noi volessimo sostituire questo pezzetto, qui dietro ha comunque un pezzo che permette allo scontro di non girarsi nel momento in cui andiamo a fissarlo nella guida. Per cui le soluzioni erano due. Inizialmente avevo pensato di sostituire questa manopola con qualcosa che funzionasse insieme all'estruso e di ridurre, magari limando, questo pezzo qui. Però mi sembrava una soluzione troppo complessa. Quindi cosa ho pensato? Ho pensato di montare sopra l'estruso una guida T-Track in modo che questo pezzo qui o qualsiasi altro pezzo io vado a montare che vada bene sulle guide T-Track non abbia bisogno di nessuna modifica. Ovviamente la guida è più larga dell'estruso e ciò mi permette oltretutto di montare davanti un pannellino di MDF da 10 mm che permetta di essere sostituito nel momento in cui andrà a consumarsi e che mi farà appunto da battuta, quindi molto meglio. Oltretutto utilizzando un estruso come questo potrò avere la possibilità di muoverlo lungo la guida. Infatti, nelle scanalature dietro mi sono procurato questi pezzi qui. Questi sono degli inserti che vanno esattamente all'interno dello spazio dell'estruso, per cui riuscirò a fare appunto quella regolazione che prima mi vedevate fare. Infine, visto che la costruzione sembra essere abbastanza professional, mi sono procurato anche delle manopoline M5. Queste ci sono mille modi per crearsele senza andarle a comprare come ho fatto io. Io vi lascio il link, però se ad esempio avete una stampante 3D o se le voleste fare in legno o in qualsiasi altro modo, basta che vi procuriate delle manopoline. Quindi adesso non mi resta che andare a preparare il tutto, montarlo insieme e vedere se la mia idea è funzionale.
Bene, se già da prima la guida goniometrica in questione era un'ottima guida, adesso secondo me con questa aggiunta è diventata anche molto versatile e molto più comoda da utilizzare. Infatti posso muoverla ovviamente sia a destra che a sinistra, posso sfilare la battuta, posso utilizzarla nelle due guide del DeWalt, per cui ho diversi modi per poterla usare e sfruttare al massimo. Mi piace moltissimo soprattutto il fatto di aver messo qua davanti questa parte di MDF. Ora io l'ho pitturata di nero, ma potete anche lasciarla tranquillamente al naturale e soprattutto nel momento in cui andrete a rovinarla per un qualsiasi motivo, con queste tre viti basta toglierle e sostituirla. Quindi la guida rimane assolutamente invariata. Oltretutto vi ricordo che questa guida in particolare, della New, se non sbaglio, è completamente regolabile con delle brugoline qua dietro. Quindi la precisione della guida goniometrica, grazie, come vi dicevo, alle rondelle che vanno ad azzerare lo spazio di movimento della guida all'interno della T-Track, e grazie a queste brugole con cui potete regolare la perpendicolarità con la lama, riuscirete ad avere sicuramente un attrezzo molto molto preciso. C'è da dire inoltre che quando si parla di questo banco che ho io, gli si accosta quasi sempre, almeno vedo nei social, il nome della Incra. La Incra produce delle guide goniometriche davvero professionali e che portano il banco ad avere una precisione eccelsa, però mi rendo conto che non tutti se le possono permettere io per primo. Costruendo la guida come l'ho costruita io, raggiungerete, come avete visto, una precisione molto elevata e anche l'oggettino esteticamente non è malvagio. Tutto questo ad un prezzo molto più contenuto, parliamo di meno della metà del prezzo che può costare qualcosa di professionale come appunto la Incra. Bene, a me non resta come al solito che ringraziarvi della visione, ricordarvi di spuntare la campanella per non perdere i miei prossimi video, iscrivetevi se non l'avete fatto e seguitemi anche su tutti gli altri social. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!